Buongiorno e buon 25 ottobre 2018, 2018. Un bentornato da parte del vostro Samuele, un grazie alla regia di Antonio Riggio che mi sopporta da ormai non so quanto tempo. Allora, ci rivediamo, come abbiamo detto, puntatone, sempre i soliti giochi, ormai ci fanno compagnia, ormai siete diventati degli esperti incredibili e quindi noi siamo diventati molto molto più cattivi. Tra parentesi, siete anche molto fortunati perché la scorsa puntata una telespettatrice ha vinto il cellulare che, grazie al nostro main sponsor, la 9.6, Evoluzione e Tecnologia, via Garibaldi 96, Bovalino, 0964 66187, dove troverete tutto quello che riguarda telefonia, informatica, assistenza, oltre che cortesia e massima competenza. Per questo ringraziamo Carlo, Francesco, Davide, Mimmo, Rosa Maria e Mary. Mette di nuovo in palio un altro cellulare ed è sempre un smartphone N9, display da 5.5 pollici Full HD, camera da 13 megapixel, sistema operativo Android Oreo 8.1 e una memoria da 2 GB di RAM più 16 GB espandibili con micro SD. Abbiamo inoltre la 9.6, ci informa di una nuova offerta. L'offerta che vi facciamo vedere subito, eccola in sovraimpressione, è l'offerta Kena Casa. Adesso il nostro regista vi farà vedere l'immagine per quanto riguarda la nuova offerta che offre la 9.6. Allora, la Kena Casa praticamente vi offre la possibilità di, a 19,90 euro al mese, vi dà la possibilità, stiamo parlando di telefonia fissa, quindi internet illimitato, modem incluso, connessione per tutta la famiglia, navighi fino a 30 mega di velocità, non serve una linea fissa e tutto questo lo troverete da 9.6, Evoluzione e Tecnologia, via Garibaldi 96, Bovalino, 0964 66187. Quindi a 19,90 euro al mese, Kena Casa vi darà la possibilità di potervi connettere illimitatamente ad internet, tutta la famiglia naturalmente, viaggiando anche a una velocità pari a massimo 30 mega, senza possibilità di limitazioni via internet. Quindi questa è la nuova offerta della 9.6. Partiamo innanzitutto con il primo gioco. Il primo gioco oggi riguarda l'immagine del luogo. Quindi numero di telefono 0964 863 600. Vediamo il primo luogo che andiamo a scoprire. Allora, iniziamo dicendo che questo posto è un comune italiano di circa 900 abitanti in provincia di Catanzaro. L'etimologia di questo posto viene associato a Marte. Si vuole che corrisponda all'antico Mamertum. È chiamato anche in un altro modo e nei successivi anni è stato addirittura fondato la parte antica. Le più antiche fonti documentarie su questo paese risalgono al Medioevo. Infatti questo posto fu contea sotto i Normanni. Il suo territorio si estendeva anche sui territori appartenenti agli odierni comuni di Conflenti, Motta San Lucia e Decollatura e alla frazione Manelli-Sottani di Soveria Mannelli. Rimase a lungo sotto il governo della famiglia Sanseverino. In questo posto fu imprigionato l'infelice Enrico VII di Germania, morto nel 1242 suicida, per essersi gettato da cavallo mentre attraversava l'alta rupe su cui poggia la cittadina. La pericolosa erta fu causa della morte anche della regina Isabella d'Aragona nel 1271, caduta anch'essa da cavallo mentre attraversava il Savuto, di ritorno dall'ottava crociata con il marito Filippo III di Francia. Sotto gli Angioini, fu anche sotto appunto gli Angioini, e nel 1464 fu reintegrata al demanio di Cosenza, governata dapprima da Martin Giovanni Scassera e dopo, nel 1481, dal genero di quest'ultimo, Andrea De Gennaro. Nel 1486 Federico d'Aragona trasformò la bagliva di questo posto in un feudo nobile, assegnandola alla famiglia De Gennaro con titolo di conte. La contea fu portata in dote nel 1578 da una figlia di Scipione De Gennaro e Carlo d'Aquino, principe di Castiglione. Rimase proprietà dei conti d'Aquino fino alla fine della feudalità nel 1806. Diciamo che nell'età moderna passò alla provincia della Calabria
citeriore a quella della Calabria ultra seconda. Quello stesso anno la diocesi, peraltro vacante dal 1804, fu soppressa e unita in perpetuo alla diocesi di Nicastro. L'8 settembre 1915 un violento terremoto comportò gravi danni, gravissimi danni. Quindi voi andate a cercare questo posto e trovate terremoto 8 settembre 1905, provincia di, abbiamo detto, Catanzaro, e vedrete che vi uscirà il nome di questo paese. Crollarono fra l'altro la cattedrale e l'antico palazzo vescovile. Con l'aiuto di un comitato milanese di soccorso presieduto dal senatore Ettore Ponti, sindaco di Milano, venne prospettata la costruzione un nuovo centro urbano che avrebbe dovuto accogliere la popolazione superstite. Nessun aiuto economico venne invece stanziato per la ricostruzione del vecchio centro urbano che, secondo il progetto del comitato milanese, avrebbe dovuto essere abbandonato. Il 23 ottobre 1907 venne inaugurato il nuovo paese, con abitazioni in grado di ospitare oltre 206 famiglie. Pertanto solo una parte della popolazione si trasferì nel luogo di origine. La distanza geografica tra i due tipi, perché c'è nuovo e vecchio, si tramutò in un'accesa rivalità tra i due centri. Nel 1929 il comune assunse anche la dominazione di Lombardo, come me praticamente, in segno di riconoscenza per la regione che l'aveva aiutata durante la ricostruzione del terremoto del 1905. Quindi, siccome la regione Lombardia aveva aiutato per la ricostruzione di questo posto, allora in segno di gratitudine questo posto ha assunto il suffisso lombardo. Quindi anche se in Calabria si chiama e poi Lombardo, e c'è una parte antica e una parte nuova praticamente, più o meno come Canolo, Canolo vecchio e Canolo nuovo, e qua c'è vecchio e nuovo, e uno di questi ha assunto il suffisso di Lombardo perché la regione Lombardia aveva appunto aiutato nella ricostruzione del terremoto del 1905, l'aveva rasa al suolo praticamente. La regione Calabria o non aveva fondi o non lo so, le motivazioni a me non è dato sapere, non c'era in quel periodo, quindi ha dato la possibilità alla ricostruzione di questo nuovo centro, e per riconoscenza è stato dato anche il suffisso di Lombardo in origine della Lombardia. Vediamo qualche altra notizia. Il cambio del nome e lo spostamento della sede comunale dal paese antico a quello nuovo provocò da parte degli abitanti del vecchio centro urbano una rivolta popolare che culminò nell'incendio del municipio nel 17 novembre del 1929, con conseguente distruzione dell'archivio comunale ricco di importanti documenti storici. I continui dissidi tra le due località, quindi ancora oggi c'è grande rivalità tra la parte vecchia e la parte nuova di questo posto, si sono risolti soltanto nel dopoguerra, allorché la legge numero 1348 del 13 dicembre 1956 eresse a comune, separandolo da quello vecchio da quello nuovo. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? 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 Pronto, ciao, chi sei? Sono Giada. Ciao Giada, come stai? Bene. Allora, come va a casa? Tutto bene? Sì. Bene, 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 bene. Giada, tu sei sempre una delle prime che chiama, e tra parentesi è un posto abbastanza difficile questo da indovinare, però sono sicuro che da casa avete sicuramente, vi siete riuniti e avete elargito un nome, che è? Dimmi il nome del paese. Martirano Lombardo. Martirano Lombardo. Vediamo un attimo cosa dice il nostro regista e cosa ci manda. Bravissima Giada, il paese è effettivamente Martirano Lombardo, bravissima. Allora Giada, tu vinci il gadget che ci offre la 9.6, però come sempre c'è in palio il cellulare. Il cellulare come lo si vince? Io pescherò qui un numero da 1 a 90, lo metterò dentro questa scatoletta e tu mi darai un numero che andrà da 1 a 90, qualsiasi sia il tuo numero, se si dovesse avvicinare o addirittura indovinare, io alla fine della puntata, quindi a tutti dico di aspettare la fine della puntata, dirò di richiamare perché avete vinto qualcosa. Allora andiamo a vedere prima il numero, lo vado a vedere io, ok, chiuso, ok. Giulia, Giada, scusami, dimmi il nome, dimmi il numero, scusa.
15. Perfetto Giada, allora alla fine della puntata eventualmente ti dirò di richiamare, va bene? Okay, grazie ciao. Giada, ci sentiamo dopo. Ciao. Ok, passiamo al secondo gioco, che è il puzzle deep. Ah, mamma mia, orrendo. Allora, qua abbiamo tre personaggi dove sono stati miscelati i visi. Allora, abbiamo sicuramente due donne e un uomo. Vi posso dare l'aiuto che sono tutti italiani e due fanno lo stesso mestiere e una no. Due sono in vita e uno no. Personaggi molto famosi, però vi dico, state attenti a uno di essi perché potrebbe trarvi in inganno. Quindi attenzione, guardate bene i particolari. Sebbene la parte centrale e la bocca possono essere forse facilmente riconducibili a dei personaggi famosi, la parte sovrastante potrebbe trarvi in inganno. Attenzione, siamo stati parecchio cattivi. Diciamo che due di questi personaggi, uno non c'è più, un personaggio ha circa una settantina d'anni e un altro personaggio ne ha poco meno di 35 più o meno, 37 più o meno, questa è più o meno l'età. Fanno, abbiamo detto, due facevano, perché purtroppo uno non c'è più, lo stesso mestiere e uno invece fa un altro tipo di mestiere. Sono personaggi, due sono veramente famosi, l'altro potrebbe trarvi, ve l'ho detto, in inganno, soprattutto per i colori, quindi vi sto dando già questa grossa mano d'aiuto, perché per i colori potrebbe, l'abbiamo fatto apposta, perché ha il tipo di colore che è molto simile a altri personaggi. Quindi andiamo sotto con le telefonate, vediamo un attimo chi è il primo che si prenota, per quanto ricordiamoci che c'è sempre la 9.6, offre per indovinare tutto questo, offre uno smartphone N9, display da 5.5 pollici full HD, camera da 13 megapixel, sistema operativo Android Oreo 8.1, memoria da 2 GB di RAM più 16 GB espandibili con micro SD. Tutto questo grazie alla 9.6 evoluzione tecnologia, via Garibaldi 96 Bovalino, 0964 66187, dove troverete tutto quello che riguarda telefonia, informatica, assistenza, grazie alla cortesia di Carlo, Francesco, Davide, Mimmo, Rosa Maria e Mary. Allora, vediamo un attimo di fare mente locale. Parte superiore, come vedete, beh, sicuramente facile riscontrare che sia un personaggio femminile, probabilmente, no? Ok, abbiamo detto che sono tutti e tre italiani. Poi la parte centrale, lo vedete da voi, è un uomo, e la parte sottostante torniamo a un essere femminile. Ok, hanno dell'età diversa, anzi addirittura uno, pace all'anima sua, ci ha fatto, è stato per molti anni, specialmente quelli della mia età, ci ha portato nella nostra infanzia, diciamo. Vediamo un po' che c'è in linea, pronto? Ci ha portato a sorridere nella nostra infanzia, ci ha portato a ricordare i bei momenti circa anni 80. Diciamo che vi do un grosso aiuto. Il primo personaggio e il secondo personaggio, come voi li potete immaginare, sono strettamente legati. Quindi vi ho aiutato tantissimo, secondo me, dicendo che due di questi tre personaggi sono strettamente collegati tra di loro. La terza non c'entra niente, anche perché vive un'epoca completamente diversa. Ma intanto voi chiamate e io vi dirò, vi aiuterò mano a mano come poter fare per quanto riguarda, per poter indovinare appunto i personaggi. E intanto mi è importante ricordarvi l'offerta che vi fa la 9.6. Vi invito a passare a Kena Casa con 19,90€ al mese, dove vi offre internet illimitato, modem incluso, connessione per tutta la famiglia, navighi fino a 30 mega di velocità, non serve la linea fissa. Tutto questo lo troverete, come abbiamo detto, da
9.6 Evoluzione e Tecnologia, via Garibaldi 96 Bovalino, 0964 66 187. Allora, vediamo un attimo che c'è in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Vincenzo Villarolo da Grotteria. Allora, Vincenzo da Grotteria, giusto? Sì. Ciao Vincenzo, come stai? Bene, bene. Bene. Allora Vincenzo, hai già giocato con noi, mi ricordo, sì, vero? Più o meno sì. Ok. Allora Vincenzo, mi sai dire i tre personaggi? Allora, Anna Mazzamauro. Sì. Paolo Villaggio. Sì. Il terzo mi pare il sorriso di Fiorella Mannoia, se non mi sbaglio. Il terzo Fiorella Mannoia, vediamo. Sì. Vediamo cosa dice il nostro regista. No, no, Vincenzo, no. Ne hai indovinati 2 su 3. Vabbè, saluto, grazie. Aspetta, 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 Vincenzo, aspetta. Dire. Tu devi dirci il numero per quanto riguarda la vincita del cellulare. Tu basta che indovini il numero che c'è inserito qua dentro, un numero che ho pescato da questo, da questa scatoletta, diciamo come fosse la, no, la nostra vecchia tombola, e il numero che va da 1 a 90, se tu lo indovini ti porti a casa il cellulare, vai. 19. Allora guardaci fino alla fine, puoi richiamare naturalmente, e se hai indovinato potrai ridare un altro numero, ma se hai indovinato ti faremo richiamare alla fine per prendere appunto il cellulare, va bene? Va bene, saluta pure dal concerto bandistico Francesco Gilea Grotteria. Va benissimo, ti ha sentito. Va bene Vincenzo, ciao bello, grazie. Ciao, ciao. Allora, Vincenzo mi ha dato una grossa mano d'aiuto, perché ne ho indovinati 2 su 3. E per me ho indovinato anche quello più difficile. Vediamo chi c'è in linea. Allora, Vincenzo ha nominato Anna Mazzamauro, Paolo Villaggio e Fiorella Mannoia. Ne ho indovinati 2 su 3. E, beh, diciamo che avete capito qual è che ha sbagliato. Se io vi ho detto che 2 sono particolarmente collegati l'uno con l'altro, quindi avete pure capito qual è l'intruso dei tre personaggi che ha detto Vincenzo. Vincenzo ha detto Anna Mazzamauro, Paolo Villaggio e la Fiorella Mannoia. Se non voi andate a vedere, 2 di questi 3 personaggi effettivamente sono stati molto legati per una vita. Quindi avete capito qual è l'intruso che non c'entra niente. Quindi vi dico che quello che ha sbagliato Vincenzo è la parte sottostante. Quindi la parte questa, ok? Gli altri sono esattamente quello che ha detto Vincenzo. Vediamo chi c'è. Chi c'è in linea, pronto? Ancora nessuno? Allora, vediamo come posso aiutarvi ancora, perché non è facile, eh? Cioè, vi ho già detto abbastanza. Allora, la parte sottostante, che forse è quella più difficile, fa un mestiere molto bello, ricco di soddisfazioni, molto artistico, non è il cinema, beh, se non è il cinema, artistico rimane televisione, musica. Quindi, insomma, vediamo, il nostro regista c'ha praticamente, mi vuole dire praticamente il nome, cioè potevamo anche dirglielo, non era un problema, quindi di conseguenza. Quindi diciamo che il sottofondo ci sta proprio a pennello, chi conosce il brano potrebbe indovinarlo. Allora, vediamo un attimo di poter indovinare questo puzzle VIP. È così difficile? Voi chiamate, poi una mano ve la darò io, non vi preoccupate. Questo è poco ma sicuro. Però vi dico che Vincenzo vi ha già dato una grossa mano d'aiuto dicendo Anna Mazzamauro, Paolo Villaggio e Fiorella Mannoia. Se considerate che 2 di questi 3 personaggi sono molto legati, il terzo è da escludere e va inserito un altro che il nostro regista ha solertemente vi ha dato un bel indizio. Vediamo ancora, vediamo un attimo che c'è in linea, pronto? Pronto? Ciao Samuele.
Ciao, chi sei? Ciao, sono Francesco da Locri. Ciao Francesco, come stai? Tutto a posto, tu? Tutto bene, fra. Allora Francesco, hai capito di che personaggi si tratta? Allora, forse sì. Vai. Allora, Anna Mazzamauro, Paolo Villaggio ed Elisa. Allora, scusami, Anna Mazzamauro. Paolo Villaggio? Sì. Elisa, la cantante. Elisa? Eh. Mannaggia. Non è Elisa. Per me ti sei confuso nel dirlo, perché non è Elisa, è un altro personaggio, però è simile. Però mi dispiace, però puoi richiamare. Però intanto, Francesco, ci puoi dare un numero che va da 1 a 90? Oddio, che gaffo ti ho fatto, oddio. Non ti preoccupare, puoi richiamare, non dirlo. Vabbè. Perché puoi richiamare. Ok, intanto dacci un numero da 1 a 90. 83. 83. Ok, se hai indovinato, ti sei avvicinato, io alla fine del programma ti farò richiamare. Va bene? Il numero 10. Grazie, grazie, grazie Francesco. Vediamo chi c'è in linea, pronto? Ciao. Io questa voce forse la ricordo. Vediamo un po' se è lei. Chi sei? Sono Miriam. Ma guarda tu, oh. Allora, Miriam. Vediamo un po' Miriam. Miriam la sfortunata. Miriam che è senza fortuna, quella che non ha fortuna per niente. Allora Miriam, gentilmente, siccome sei una bambina molto sfortunata, noi ti facciamo dire i tre personaggi. Dai, dici i tre personaggi, il numero è inutile che lo dici, ti diamo direttamente il premio. Arisa. Allora hai detto? Arisa. Arisa, poi? Sì. Poi? Paolo Villaggio. Paolo Villaggio. E l'altro? E Anna Mazzamaura. E Anna Mazzama? Mauro. Anna Mazzamauro. Vediamo. Bravissima. Esattamente. Mannaggia Francesco, non Elisa. Arisa. Mannaggia, eccoli qua, ecco la controprova. Potevate confondervi con i capelli, perché i capelli potevano essere della Mannoia. Infatti ve l'ho detto, attenzione, ok? Ecco i tre personaggi che giustamente Miriam, la sfortunata di tutta la crosta ionica, crosta terrestre, dimensione per... io non so più che parole usare per questa bambina, poverina, molto sfortunata. Allora, Miriam, gentilmente, mi dai un numero? 54. 54, benissimo. Ok, alla fine del programma chiama direttamente. No, alla fine del programma diremo chi far chiamare, vuol dire che si è avvicinato o l'ha indovinato per vincere appunto il cellulare. Ok, ci sentiamo dopo, Miriam. Ciao. Ciao! Ok, mannaggia, ancora penso a Francesco che mi ha detto Elisa invece di Arisa. È stato un lapsus freudiano. Però, ok, passiamo velocemente all'altro gioco. L'altro gioco prevede, bisogna sentire una voce. Vediamo di indovinare a quale personaggio famoso appartiene. Vai, regia! Un po' più sapere quello che è fondamentale, lo che non è fondamentale, o ovviamente oggi... un controllo più grande che io penso fa di me meglio allenatore che 10 anni fa, però l'emozione deve essere sempre. E la mia... Allora, sicuramente io non lo farei manco risentire, perché dovrebbe partire la telefonata immediatamente per sapere chi è, perché una voce inconfondibile secondo me. Infatti arriva subito la telefonata. Pronto? Ciao Samuele. Se me la sbagli adesso... Stavolta non sbaglio, guarda. guarda Francesco, se mi sbagli adesso, guarda. Non so come ho fatto, ti giuro, non so come E non lo fatto. So nemmeno io, guarda. Allora, fra... José Mourinho. Vediamo un attimo se è José Mourinho. Bravo, fra.
effettivamente è José Mourinho e non è un altro allenatore. Avevo paura che dicessi, che so, Ivan Juric, non lo so, no, dico il nome a casaccio, no? No, fortunatamente hai detto José Mourinho. Allora, cosa vinci, Francesco? Allora, vinci un gadget da ritirare presso la 9.6, via Garibaldi 96 Bovalino. Tu dovrai recare lì, negozio di telefonia, dire che hai vinto al gioco Indovina dove sono, trasmesso su Telemia e presentato da Samuele, e ti daranno il tuo gadget. Tu basta che vai là, dici queste cose qua e loro hanno già la lista delle persone che hanno vinto. In più puoi ancora concorrere al gioco per quanto riguarda il cellulare. Allora, tu hai già dato un numero, che era l'83, puoi darne un altro. Vai! 14. Allora, ascoltaci fino alla fine del programma, perché alla fine del programma noi faremo chiamare la persona che si è avvicinata di più o ha indovinato. Va bene? Ok. Ci sentiamo dopo. Ti aspetto per i prossimi giochi. Okay. Ciao, Fra. Ciao, ciao, ciao. Grande Francesco. Allora, subito il nostro regista, velocissimo, nuovo gioco per quanto riguarda il posto da indovinare. Allora, andiamo a vedere il luogo della Calabria, sempre. Allora, questo posto è un comune di circa 1100 abitanti ed è nella provincia di Crotone. Sorge nella fascia collinare presilana, a nord del Marchesato, ed è un paese arberesh di Calabria, che conserva la lingua, gli usi e la tradizione proprie, ma non più il rito bizantino greco. Il borgo è un territorio circostante, hanno una storia antichissima. L'area territoriale risulta abitata sin dal Neolitico. Ne sono testimonianze le numerose grotte sparse nel territorio. In particolare assume interesse paleontologico la cosiddetta Grotta di San Maurizio. All'inizio dell'età storica, nel secondo millennio, nell'area territoriale, venne ad insidiarsi la popolazione enotrio-italica dei Cioni, che lasciò rilevanti tracce della propria presenza sia nella topomastica che negli oggetti votivi rinvenuti in tutta l'area interessata. Tra il XII e il X secolo a.C., la tradizione mitica antica, detta saga di Filottete, e la fonte storiche antiche, Strabone, Antioco di Siracusa, Licofrone e Stefano di Bisanzio, segnalano gli insediamenti micenei sulle colline prospicenti l'alto Ionio crotonese, con il popolamento e la fortificazione di centri autoctoni italici come Petelia, Chimasi, Macalla e Cione. E fu in questo periodo che sorse nell'area territoriale del paese dell'incontro tra gli autoctoni italici e le prime gente ellenica, l'antica Cione, la città italico-ellenica fondata secondo la tradizione antica dall'eroe greco Filottete, descritta e citata dalle fonti storiche antiche, Strabone, Licofrone, Apollodoro, Antioco di Siracusa e Stefano di Bisanzio. Allora, vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? Allora, il patrono di questo paese è San Giovanni Battista e la Madonna del Carmine. I paesi che confinano con questo posto sono Campana, Carfizzi, Casabona, San Nicola dell'Alto, Umbriatico e Verzino. Dista in altura circa 554 metri sul livello del mare e l'attuale sindaco è, mi scusi per il cognome un po' particolare, Umberto Lorecchio. Sicuramente, mi scusi il signor sindaco, avrà sicuramente delle prese, non delle prese in giro, però un cognome un po' particolare, diciamo. Vediamo un attimo altre. Nell'età moderna, dal 400 il paese è feudo del Riario, poi dei Coppola e agli inizi del XVI secolo dei Borgia, per poi passare ai nobili Spinelli, fino allo spirare del XVII secolo. Infine passa ai principi Rovegno, che lo tengono sino alla fine del Settecento. Dagli inizi del Settecento il borgo è oggetto di un'intesa e continua migrazione di famiglie provenienti dai paesi dell'altopiano silano, attratti dalla fertilità del territorio
e dalla mitezza del clima. Nel 1799 viene riconosciuto casale autonomo con il nome di San Giovanni in, qua c'è il nome, e compreso nel circondario di Corigliano. Dopo le vicende napoleoniche e la riforma murattiana, il paese nel 1834 divenne comune autonomo, quindi divenne autonomia nel 1834. Successivamente seguirà le sorti dello Stato borbonico e del Regno d'Italia. I monumenti più importanti di questo paese sono, vediamo un po' che c'è in linea, mi ha bloccato sui monumenti. Pronto? Allora, vediamo i monumenti che sono. La chiesa matrice di San Giovanni Battista, di età medievale, ampliata e restaurata nel XVI secolo in stile cinquecentesco a tre navate con abside bizantina. La chiesa della Madonna del Carmine, edificata agli inizi del XVII secolo in stile neogotico ad una navata con campanile toscaneggiante, più volte restaurata ed ampliata nel corso dei secoli moderni. Poi la chiesa di Santa Filomena, nel XIX secolo, in stile neoclassico con cupola neobizantina. La chiesa ricca di chiese di Sant'Antonio, a pochi chilometri dal centro abitato, con strutture murarie originarie di età bizantina. Fu piccolo convento abitato dai monaci basiliani. La chiesetta di San Cristoforo, edificata in età moderna sull'antico centro monastico basiliano, risalente nel XVII secolo e sottoposta poi a vari restauri. L'area archeologica, tutto il territorio circostante il paese, ha un grande interesse archeologico. Rilevanti le evidenze archeologiche in contrada, segnatevi questo posto che vi fanno arrivare al nome del paese, tre fontane di Cona, con resti di un'antica necropoli e reperti riferibili al culto orfico, oltre a resti sparsi e cospicui di mura e di abitazioni. Vediamo un po' chi c'è in linea, pronto? Ok, andiamo avanti. Allora, ricordatevi questo nome, tre fontane di Cona. Quindi se voi andate a trovare questa tre fontane di Cona, vi porta anche il nome del paese. Abbiamo detto che è in provincia di Crotone e ha come paesi confinanti Campana, Carfizzi, Casabona, San Nicola dell'Alto, Umbriatico e Verzino. Sindaco, quindi andate anche a vedere sindaco, che è sindaco da un bel po' di anni, dal 2011, quindi insomma sono già 7 anni, si chiama Umberto Lorecchio, tutto attaccato Lorecchio. Insomma, voi andate a vedere sindaco Umberto Lorecchio, vedete che troverete il paese che fa comune a sé, abbiamo detto, fa un comune proprio a sé. Vediamo un attimo. La festa patronale in onore a San Giovanni Battista e si tiene il 24 giugno. In questo borgo è molto diffuso l'artigianato dei tessuti, finemente lavorati a mano. Il paese ha conservato sino alla metà del 600, oltre al rito cattolico latino, il rito, perché ricordiamoci le sue discendenze, il rito greco-bizantino dei soldati greco-albanesi. Poi la prevalenza della popolazione latina e la volontà delle autorità ecclesiastiche fecero via via affermare il rito latino. Conserva tuttora la lingua arberesh, è un idioma che ha la base linguistica albanese, quindi parlano ancora l'albanese lì. Aggiunge un ricco lessico greco con notevole impasto negli ultimi 5 secoli nel dialetto calabrese. Allora, abbiamo detto, è gemellato con Campi Bisenzio a Firenze. E beh, insomma, vi ho già dato tantissime, cioè voi basta che andate su internet, non è che ve lo devo dire io, e andate a vedere sindaco Umberto Lorecchio, vi dice sindaco di questo posto. Vediamo che c'è in linea, pronto? Pronto? Pronto. Pronto, ciao, pronto. Chi sei? Ciao, sono Franco da Soverato. Franco da Soverato. Ciao Franco, allora è la prima volta che ci chiami? Sì, è la prima volta, sì. Allora Franco, hai capito di che paese stiamo parlando? Ma più o meno sì, perché ho fatto qualche lavoretto, ma non è che per caso è Palagorio. Palagorio, vediamo un attimo.
Bravissimo Franco, effettivamente Palagorio, bravo, 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 bravo. Era molto difficile questo come paese, devo dire la verità. Allora Franco, sai cosa vinci? Senti, vabbè, ma io... Dimmi Franco. Dimmi. No, no, dimmi io cosa devo fare adesso. Allora, ok, allora tu innanzitutto vinci un gadget da ritirare presso la 9.6 Evoluzione Tecnologia, via Garibaldi 96 Bovalino, dove troverai tutto quello che riguarda telefonia, informatica e assistenza. Tu andrai là, potrai dire che hai vinto al gioco Indovina Dove Sono, trasmesso su Telemia e presentato da Samuele. Samuele. Perfetto. Tu riceverai il premio a te indicato. In più puoi giocare al super premio finale. Cos'è? Qui dentro io ho nascosto un numero della tombola che va da 1 a 90. Se tu riesci a indovinare qual è il numero, però dovrai ascoltare fino alla fine del programma, tu ti porti a casa un smartphone N9, display da 5.5 megapixel, camera da 13 megapixel, scusate, 5.5 pollici full HD, sistema operativo Android 8.1, memoria da 2 GB di RAM più 16 GB espandibili con micro SD. Basta che tu mi indovini il numero, cioè basta, non è facile, il numero che va da 1 a 90. Vai! 18. Come? 18. Ok Franco, alla fine del programma, se dirò di chiamare, vuol dire che avrai indovinato, ok? Ok. Grazie Franco, ascolta gli altri giochi, ciao. Allora, vediamo un po', sì, ancora ci abbiamo un po' di tempo. Allora, andiamo a vedere il prossimo gioco, vediamo cosa c'è, Puzzle VIP, se sbaglio non faccio. Ok, mamma mia. Allora... personaggio anzi, più di un personaggio famoso qua sono tre personaggi famosi. Allora, sono due uomini e una donna. Due uomini e una donna fanno tre una fa un mestiere, due fanno un mestiere uguale, una no. Due uomini e una donna. Due per me sono molto riconoscibili. Forse quello più difficile la parte centrale, secondo me, ma gli altri due secondo me sono veramente facili da scoprire. Età, i due uomini più o meno similare, forse uno un po' più grande, uno ha circa 53-54 anni, l'altro più o meno 49-50, mentre la donna è sicuramente più giovane, ne avrà poco più di 30, diciamo. Più o meno. La donna, come vedete, ha degli occhi bellissimi, ma anche il resto, vi posso garantire, non scherza, poi la vedremo nella sua interezza. Sono gli altri due personaggi, uno è straordinariamente famoso, è importante in Italia, fa un mestiere, lui è simpaticissimo, anche l'altro fa lo stesso mestiere, due fanno lo stesso mestiere, e lei invece fa, naturalmente sfrutta la sua bellezza nel suo lavoro. Vediamo un attimo di indovinare, qua dovrebbe esserci Francesco che ha chiamato prima, che sulla composizione dei VIP dovrebbe indovinare. Forse gli manca la parte centrale, dico io, perché le prime due io penso che parte superiore e parte inferiore, cioè quindi mento e fronte, sono facilmente insomma individuabili, mentre invece la parte centrale è un pochino più difficile secondo me. Però abbiamo dovuto diventare un pochino più cattivi, sennò voi dovevate subito, quindi dovevamo diventare un pochino cattivi, dai. Allora, vediamo un po' che c'è in linea, pronto? Ok, andiamo avanti. Allora, un personaggio ce l'abbiamo quotidianamente nelle nostre famiglie. Un altro non si vede da molto, ma quando inizierà avremo anche lui ogni giorno della nostra vita, ce l'avremo nelle nostre case. Lei invece la vediamo in particolari aspetti dello spettacolo. Lei è molto 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 bella, devo dire la verità. Fa anche una pubblicità, sì, fa anche una pubblicità per un'acqua, ecco, io vi ho dato anche questo aiuto, quindi, ed è, penso che sia sì, sposata o fidanzata con un uomo che fa il suo stesso lavoro, tra virgolette, quindi
sia marito e moglie fanno lo stesso lavoro. Vi sto dando particolarmente aiuti sulla parte centrale, perché secondo me è quella più difficile. Gli altri due, i due uomini, secondo me, sono facilmente individuabili. Il primo, la fronte sua. Vediamo un po' che c'è in linea. Pronto? 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 Vediamo un po' che la linea prenda la linea. Pronto? 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 Sì, ciao, chi sei? Ottavio. Non ho capito il tuo nome? Ottavio. 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 Allora Ottavio, da dove ci chiami? Siderno. Da Siderno. Allora Ottavio, hai indovinato chi sono i tre personaggi? Allora, quello di sopra è Paolo Bonolis. Paolo Bonolis, poi? L'altro è questo. L'altro? Fazio. Fabio Fazio. E la parte, Fabio. La parte centrale? Quella che ha denunciato a monte, non mi ricordo come si chiama. Come si chiama? Lei è? Come si chiama? Non so come si chiama. Mi dispiace Ottavio, vediamo il nostro regista. Ti va negativo. Allora, però puoi sempre concorrere per vincere il cellulare. Mi devi dare un numero da 1 a 90. Ok. Vai. Dammi un numero da 1 a 90. 65. 6-5? Sì. Ok. Alla fine del programma ti diremo se avrai indovinato. Ok, grazie Ottavio. Sì. Ciao. Allora, Ottavio ha dato tre personaggi. Ha dato Paolo Bonolis, Fabio Fazio e il terzo personaggio non se lo ricordava. Allora, vi ha aiutato molto. Perché probabilmente è proprio la parte centrale che è quella. È italiana, eh? È italianissima. Quindi abbiamo detto che sono tre personaggi italiani. Lei è molto 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 bella, molto. È una, vabbè, ormai si è capito, se sfrutta la sua bellezza può fare l'attrice, naturalmente, no? Ecco, fa anche la pubblicità per un'acqua, vi ho detto. È di una nuova generazione, non è le attrici di un tempo, è un'attrice moderna, si è fidanzato, sposato, ora questo non mi ricordo, con un altro attore, anche lui, uno delle teenager, uno dei più belli, dicono. Lui fa sempre parti di commissario, poliziotto, sempre così. E lei invece fa sempre la parte della bella, perché è straordinariamente bella effettivamente. Ha i colori molto chiari, come vedete, agli occhi proprio color cielo. Vediamo cosa vi posso dare di altre notizie. Vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? Pronto, sono Giada. Ciao Giada, ti avevo riconosciuta. Giada, io sono sicuro che tu me li indovini tutti. Allora Giada, vai con i personaggi. Paolo Bonolis. Sì. Fabio Fazio. Elena Santarelli, vediamo un attimo. No, purtroppo no, Elena Santarelli non è una grandissima, con tutto il rispetto, non è una grandissima attrice, è più una showgirl, diciamo, no? Lei è proprio un'attrice vera e propria. Però Giada, puoi darmi ancora un numero? Tu prima mi hai dato il numero 15, vai con un altro numero. 57. Vediamo alla fine del programma, va bene? Ci sentiamo dopo. Ciao. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao, sono Giulia da Soverato. Ciao Giulia, come stai? Tutto bene, grazie. È la prima volta che ci segui?
Lo seguo con i miei genitori. Non ho capito, quindi Franco è tuo parente? Esatto, è mio papà. Immaginavo, però ho capito soverato, quindi ho detto io la seguiamo con la famiglia. Ok, quindi il papà è specialista nell'aspetto geografico, storico-geografico, la figlia è specialista nel puzzle VIP, sicuramente avrai un altro parente che sarà specialista nell'audio, il prossimo gioco sarà ascoltare l'audio. Però intanto indoviniamo questo. Esatto. Vai Giulia, indoviniamo. Quanti anni hai Giulia? 28. Ho chiesto l'età perché sei molto giovane. Ok Giulia, vai, io sono vai. Vediamo se passare indovini, vai. Allora, Paolo Bonolis su. Sì. Fabio Fazio giù. Sì. E Laura Chiatti nel mezzo. Laura Chiatti nel mezzo, vediamo. Bravissima! Laura Chiatti, una delle attrici più belle che ci siano. Dicono, io non è che però... effettivamente guardatela, io gli altri due non li guardo nemmeno. Vabbè, molto bella quella centrale, effettivamente è un essere angelico, dico io. Bravissima Giulia. Allora sicuramente sai già cosa hai vinto, perché a papà ho già detto. Grazie. Cosa hai vinto, quindi vinci anche tu il gadget offerto dalla 9.6 via Garibaldi 96 Bovalino, Reggio Calabria, e dove tu potrai trovare telefonia, assistenza informatica, tutto quello che puoi trovare in un negozio di informatica, però soprattutto puoi vincere un cellulare, che è uno smartphone N9, e se tu mi dai un numero che va da 1 a 90, che io precedentemente ho nascosto dentro questa scatoletta. Quindi da 1 a 90 è tutto tuo. Vai Giulia. 17. 17. Alla fine del programma, se dirò di richiamarmi, vuol dire che avrai indovinato o ci sarai andata molto vicina. Ok? Grazie Giulia. Grazie mille. Grazie, ciao. Ok, Giulia è stata bravissima. Allora andiamo al prossimo gioco, abbiamo ancora 10 minuti più o meno di programma. Andiamo a sentire la voce, ok? Andiamo regia. No, mi concedo poco la stampa perché ho sempre paura che poi vengano raccontate delle cose non vere e quindi... Allora... A me è un personaggio che fa parecchio ridere questo. La possiamo risentire, regia, per favore? No, mi concedo poco la stampa perché ho sempre paura che poi vengano raccontate delle cose non vere e quindi... Vediamo subito, telefonate a Bu. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? È Angela da Gioiosa. Angela? Sì. Allora, Angela, è la prima volta che ci guardi? No, vi guardo, però è la prima volta che chiamo. Ah ok, perfetto. Allora Angela, sicuramente avrai indovinato perché ha una voce inconfondibile, specialmente quando grida. Anzi, ora era calma. Certo. Poi c'è dopo Maria stampa perché Tina ho sempre Cipollari. Paura che poi. Allora tu dici che è Tina Cipollari. Vediamo quindi... un attimo cosa dice il nostro regista. Bravissima Angela. Beh, era grazie. Facile, effettivamente era abbastanza facile, devo dire, è la sua voce inconfondibile, specialmente quando urla come una pazza, Maria, Maria, Maria. Allora, Angela, tu cosa vinci? Vinci praticamente anche tu un gadget offerto dalla 9.6 Tecnologia ed Evoluzione, via Garibaldi 96 in Bovalino. Tu basta che andrai là a chiedere il tuo gadget, di dire che hai vinto praticamente al gioco Indovina Dove Sono, presentato da Samuele su Telemia, e ti daranno il tuo gadget. Però, ancora più importante, è indovinare il numero che io ho preventivamente nascosto qua dentro, senti il rumore, che è un numero della tombola, okay. Quindi, che va da 1 a 90. Quindi dimmi il tuo 90. Numero. Vai. 90. 90. Se avrai indovinato, al termine del programma ti farò richiamare, ok? Ok, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Allora, facciamo l'ultimo gioco. Vediamolo. Abbiamo, mi sembra, il luogo. Vediamolo. Eccolo qua. Allora, questo posticino qua, che è veramente difficile questo, qua voglio mettere alla prova Franco qua, perché Franco è uno che a quanto pare se ne intende. È in provincia di Cosenza. È un piccolo centro agricolo dell'alta valle del Savuto. Sorge immerso in una lussoreggiante vegetazione di castagni
e di querce ai piedi del Monte Brutto e alla sinistra del fiume Savuto. Il territorio ha un'estensione di circa 37,62 km quadrati ed è posto ad un'altitudine di circa 850 metri sul livello del mare. Confina con i seguenti comuni: Aprigliano, Bianchi, Colosimi, Marzi e Rogliano, nella provincia di Cosenza, e Taverna, nell'alta valle del Savuto, nella provincia di Catanzaro. Quindi è praticamente messo una parte sul versante catanzarese e una parte sul versante cosentino. Le origini di questo paese risalgono al XVII secolo. Se Franco, che è molto esperto di questi posti, dovesse indovinare, può richiamare, possono richiamare tutti. Allora, abbiamo detto che le origini di questo paese risalgono alla fine del XVII secolo, ai primi anni del Settecento, in cui lo ritroviamo come stabile appartenente alla bagliva dei Casali del Manco di Cosenza, sotto la giurisdizione di Giuseppe Sambiase. Lo stabile, costituito in gran parte da terreni alberati e solo in minima parte da seminativi, dove sorgevano le case coloniche, mulini e chiese, era di proprietà di Luigi Ricciulli del Fosso, come bene burgensatico, vale a dire di un bene su cui egli esercitava la libera e piena proprietà fondiaria, che non era soggetta ad alcun onere pubblico o privato. Questi, il 27 febbraio 1709, fece richiesta al re di Spagna affinché la sua proprietà fondiaria fosse tramutata da bene burgensatico in feudo, con tutti i privilegi annessi ai feudatari. Vediamo chi c'è in linea. Allora, vediamo un attimo, cosa che vi possono... Allora, non sono esclusivamente contadini, nella quale c'era appunto una rigida religiosa osservanza degli usi e dei costumi, della condizione contadina chiusa a qualsiasi innovazione provenienti dagli alti ceti. Era prassi che la figlia di un contadino, questa è una tradizione, era prassi che la figlia di un contadino dovesse sposare un contadino, in quanto solo così il potenziale familiare si arricchiva di nuove braccia lavorative e di beni. Era molto raro che avvenisse un matrimonio tra un artigiano o peggio ancora tra un borghese e una contadina. La logica imperante era appunto che l'attività contadina era la sola che consentiva la sopravvivenza. Allora, se voi andate a pensare che c'era questa particolarità, cioè i contadini dovevano sposarsi con i contadini, gli artigiani dovevano sposarsi con gli artigiani per mantenere praticamente l'attività, un proseguo nell'attività. Il nome di questo paese è un nome molto particolare. È un nome che in italiano significa appunto affinità, diciamo, ecco. Quindi, se voi andate a vedere quasi affinità, si dice questa cosa mi è affine oppure mi è... Ora non posso darvi altro, perché è proprio un nome, è troppo difficile potervelo spiegare. Comunque, andiamo avanti. La logica imperante era appunto che l'attività contadina era la sola che consentiva la sopravvivenza, proprio perché ostile ed impenetrabile all'avanzare delle cose nuove nei diversi campi della conoscenza. In queste vecchie colture contadine tipica, nell'abitato, ma anche negli altri paesi del comprensorio del Savuto, quindi guardate, territorio del Savuto, ok? Il matrimonio conserva un rito tradizionale che si chiama, scusate il mio calabrese perché non lo sono, si chiama Incippata, quindi Incippata. Era un gesto simbolico ma molto importante, cioè il pretendente preparava un ceppo adorno di nastri colorati e lo sistemava di notte davanti alla porta dell'amata. Se al mattino successivo il ceppo non c'era più, voleva dire che la madre dell'amata lo aveva portata dentro casa, e ciò significava che il matrimonio era ben accetto e dunque la ragazza era incippata. Da questo momento, dalla celebrazione delle nozze, intercorreva un periodo abbastanza lungo, di solito qualche anno addirittura. Il rito nuziale era
preceduto da un altro rito che prende il nome di, scusate sempre il mio calabrese, consare ulietto. Significava trasportare il corredo su un carro della casa della sposa a quello dello sposo prima che si compisse il matrimonio vero e proprio. Infatti significa pigliare i panni. Il corteo attraversava le strade del paese sotto gli sguardi curiosi di tutta la popolazione che dai balconi e dai pianerottoli o per strada osservava tutto per apprezzare la bontà del corredo. Quindi andate a trovare su internet Cippata. Vediamo un po' chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Vediamo un attimo. Pronto? Vediamo un attimo perché abbiamo la telefonata, la stiamo sentendo che sta arrivando. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Sono Miriam. Ma io ti dico chi sei, ma lo so chi sei, solo che devo dire chi sei. Allora Miriam, hai indovinato di che paese stiamo parlando? Castiglione. Castiglione, vediamo. No, 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 no. È un paese vicino, vicino, però si è avvicinata. Vediamo un attimo di indovinare dopo. Allora, allora, prossimo numero, vai. Dammi un numero da 1 a 90. Vai Miriam. 62. 6, 2. Ok, se alla fine avrai indovinato, io ti chiamerò. Va bene, grazie Miriam. Allora, abbiamo ancora 2 minuti di programma, abbiamo pochissima possibilità per indovinare ancora questo paese. Allora, vi ho detto dell'usanza, incippata, questo ceppo che veniva messo davanti alla casa della sposa, provincia di Cosenza, abbiamo detto. Vi abbiamo detto un'altra cosa, vediamo un attimo. E il sindaco attuale si chiama, se sbaglio non faccio, vediamo un attimo, Antonio Riga dovrebbe essere, se sbaglio, speriamo di non aver sbagliato, Antonio Riga dovrebbe essere, forse, ora non ho, però sorge sul fiume Savuto, Valle del Savuto, e vediamo un attimo, un'altra cosa. Ok, allora mi dicono dalla regia che abbiamo proprio finito il nostro tempo a disposizione. Riprenderemo da sabato, sempre con questa diapositiva, ok? Quindi riprenderemo da questa, quindi studiate, studiate, studiate. Ora però dobbiamo andare a vedere chi ha indovinato il numero o si è avvicinato di più. Allora chiedo a chiamarmi a Francesco da Locri. Allora Francesco, gentilmente, se ci puoi, regia, puoi rimandare il numero in sovraimpressione, grazie. Allora Francesco, se sei in linea, per favore. 863600. Vediamo se Francesco è in linea. Diamo ancora 20 secondi. Francesco ha dato 2 numeri, 83 e 14. Vediamo un attimo se Francesco c'è. Pronto? Pronto? Eccomi. Ciao Fra. Ciao. Allora, tu hai dato 2 numeri, giusto? Sì. Allora, hai dato l'83. Sì. E il 14. Sì. Ok. Diciamo che qua dentro c'è un numero. Quindi le cose sono due. O l'hai indovinato, uno dei due, o ci sei andato più vicino degli altri. Ok? Ok. Ok. Io vado ad aprire. Ok? Lo mettiamo in favore di camera. Vediamo qual è la camera che dovrebbe essere. Ok? Allora Francesco, tu hai detto 83-14. 83, te lo dico già, non serve a niente. Quindi lo buttiamo. Lasciamo il 14. Il numero che vince il cellulare è il numero 8. Diciamo che ci sei andato più vicino degli altri, perché tu hai dato il numero 14 e
diciamo che ti sei sbagliato solo di 6, quindi ci sei andato veramente vicino, Francesco. Sono sicuro che le prossime puntate, vabbè, ci richiamerai e sicuramente faremo altre scoprirai altri VIP e altri luoghi, perché sui VIP sei molto bravo, quindi di conseguenza cercheremo di divertirci insieme. Io ti ringrazio e spero che ti sei divertito, naturalmente. Sì, sì. Ok. Francesco, ci sentiamo alla prossima puntata, sabato alle 14:30. Ok, va bene. Grazie Francesco. Ciao, ciao. Ciao. Ok, Francesco ci aveva chiamato. Diciamo che oggi vi siete avvicinati abbastanza, però era nella prima decina, il numero era il numero 8. Allora, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto, come sempre grazie per gli attestati di stima che mi fate tramite Facebook alla mia pagina Samuele Lombardo, quindi quando chiedete l'amicizia ricordatevi di mettere amico di Indovina dove sono io non capisco. E vi ringrazio per gli attestati di stima che mi fate anche in mezzo alla strada, ma non li merito, perché tutto questo è merito di tutto alla macchina organizzativa di Telemia e soprattutto del redattore Peppe Mazzaferro e del regista Antonio Riggio. Non vi resta che salutarmi. Bravo, vedi il nostro regista, grande Antonio Riggio. Insomma, vabbè, abbiamo questo, non è che possiamo fare altro. Allora vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato prossimo, quindi dopodomani, ore 14:30. Un ciao dal vostro Samuele.